Buonasera cari amici, benvenuti al TG Sport che apriamo con il calcio. Il Mantova è sempre più nei guai, a Pordenone arriva un'altra sconfitta, decisivo il gol di Strizzolo al 12° del primo tempo. Sentiamo Giulio Giovannoni. Il Mantova ha perso ancora e questo è il triste responso del campo per i biancorossi. Progressi visti in occasione dell'incontro casalingo contro il Sud Tirol non hanno avuto un seguito e a Pordenone è arrivata un'altra sconfitta contro un buon avversario, ma non certo insuperabile. Poca fantasia e poca incisività ed una manovra spesso prevedibile sono stati i difetti del Mantova in un match da 0-0. Le poche occasioni avute per segnare non c'è stata precisione. Il cuore non manca, ma manca nerbo. I biancorossi sbattono sempre su un muro di gomma quando attaccano, in una sensazione generale che se tutto va bene al massimo si pareggia. La cronaca, la giornata è grigia ed il terreno non è in perfette condizioni a Pordenone. Sugli spalti ci sono circa 1000 spettatori con i soliti 100 generosissimi tifosi del Mantova. Mister Javorcic non cambia molto dalla formazione che ha pareggiato contro il Sud Tirol domenica. Le uniche varianti sono Scrosta titolare con Marchi riconfermato in avanti. I biancorossi subiscono subito l'iniziativa dei padroni di casa in rete con Strizzolo che al 12° parte sulla fascia per trafiggere pane sul primo palo. La reazione c'è, ma Tripoli si mangia un gol fatto al 22°. Il Pordenone attento e di pericoli scarseggiano. Si arriva al secondo tempo e dopo qualche tentativo di Caridi i ramari colpiscono in pieno il palo con un timo di Pederzola al 12°. Il Mantova si riversa in avanti e tra i notti da buona posizione non riesce ad infilare il gol del pari. Sarà l'ultima emozione del match. In Lega Pro si sono giocati nel pomeriggio altri tre match con i seguenti risultati: Lumezzane Padova 0-2, Sud Tirol Pavia 1-1 e Cuneo Giana Erminio 2-2. Per quanto riguarda la Berretti del Mantova, invece i ragazzi di Elia Pavesi hanno pareggiato 1-1 contro la Feral Pisarò con rete del solito Boccalari. Cambiamo